consiglio degli osservatori! Non importa quali situazioni ci troveremo ad affrontare! Ora che possiamo contare su questi nuovi poteri... Galacticor non ci farà più paura! Ma com'è possibile che tu non sia mutato? Eppure eri con noi durante l'esplosione! Già, i tuoi colori non sono cambiati! Non me lo so spiegare neanche io! Perché tu sei negativo! Non sei aperto ai cambiamenti come me! Un momento di attenzione! Mi dispiace interrompervi, ma per puro caso ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente... sorprendente! Sembrerebbe una specie di porta segreta. Già, è anche parecchio corazzata. Mi chiedo quale mistero nasconda. Qualunque cosa ci sia là dentro deve essere molto, molto importante. Questo è incredibile! Bravo, Fixion! Che bella sorpresa ci stava preparando un'astronave nuova di zecca! Ora ho capito dove andava a finire quando spariva per il suo hobby! La Starship One è la risposta a tutti i nostri desideri, vero, Carbodon? Shh! Mi sono appena innamorato! Ora possiamo partire per la missione di salvataggio! Ferrox, Fixion e Xen ci aspettano! Frena l'entusiasmo, Hydrostar. Non spetta a noi questa decisione. Che cosa vuoi dire, Electron? Sono stato convocato per riferire al Consiglio degli Osservatori. Vogliono valutare la reale fattibilità della missione. D'accordo, aspetteremo la decisione degli osservatori. D'altronde, non possiamo fare diversamente, giusto? Sì, è così. Hydron, recupera i minimover e caricali sull'astronave. Mi servono. Consideralo già fatto, generale. Electron, tu verrai con me. Non preoccuparti, piccola, torno presto. Speriamo che gli osservatori decidano per il meglio. Intanto noi cerchiamo di capire come funziona la Starship One. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ehi, ehi, ehi! Ops! Devo ricordarmi che ormai siamo potenziati. Già, il nostro contatto dà vita a questo misterioso scudo. Ancora non sappiamo di cosa si tratta. Dobbiamo essere accorti. Vieni avanti, Blacklight. Galacticor, sono ai tuoi ordini. Generale, ho una missione molto delicata per te. Non devi fallire. Non ti deluderò, Supremo. Ho bisogno di risposte. Devo capire perché non sono mutato anche io come gli altri. E l'unico posto dove posso trovare degli indizi è il pianeta Xenon. Che devastazione! Hydron! Una volta che avranno abbattuto quei pali, falli rimuovere subito. Certo, ma cosa speri di trovare lì sotto? Risposte, Hydron, risposte. Attenzione! Soldato, rimuovi quelle macerie e libera il passaggio. Sì, signore! Fermo! Avverto qualcosa. C'è qualcuno lì sotto. Lì sotto c'è qualcuno! Non è possibile! Sono stati tutti messi in salvo! Grazie, generale. Evviva! Evviva! Grande Hydrostar! Sì! Generale, sei veramente un eroe. Fratello. Hydrostar, attento! Ma che diavolo succede? Ci stanno attaccando. Tutti ai posti di combattimento. Mio caro Hydrostar, sicuramente non ti aspettavi un altro attacco su un pianeta distrutto, vero? Carbodon, siamo sotto attacco. Convergi con i tuoi sul lato nord-est. E inizia a sgranchirti. Sto arrivando. Non indietreggiate! All'attacco! Avanti! Facciamogli vedere che siamo! Fuoco! Fuoco!
Soldati, prendete la mira! Ma prima prendete questa! Ah! Soldati, attaccate! Non hanno speranza, poveri Atomicron. Sono in netta inferiorità numerica. Aydron, attacca ora! Volano bassi! Fuoco! Maledetti Atomicron, ne sanno una più del diavolo. Ci stiamo ritirando, Supremo. Mai sottovalutare le capacità degli Atomicron e la potenza dei loro mezzi. Un'altra delusione da Blacklight, Supremo. Ti sbagli, Venom. Blacklight ha centrato perfettamente l'obiettivo. Ci siamo, Hydrostar. Ho i risultati dei rilevamenti effettuati. Ora è tutto chiaro. Sono state rilevate particelle di una reazione chimica. Aaron, illuminami, non ci capisco niente. I generali Xen e Fixion stavano lavorando segretamente a un nuovo formidabile ritrovato. Cercavano di trovare la formula per il potenziamento degli Atomicron. Una sorta di potenziamento genetico. La mutazione molecolare. Le fiamme dell'esplosione avranno innescato la reazione chimica che vi ha investiti, scatenando la trasformazione molecolare. Questo però non spiega ancora perché la mutazione molecolare su di me non ha avuto effetti. Non abbiamo nessuna novità positiva per te, Electron. Purtroppo siamo fermi ad un punteggio di parità. Il Consiglio non riesce a deliberare. Grande Consiglio, il tempo stringe. Come pensate di procedere? La decisione è rimessa nelle mani del generale, maestro. Confidiamo nella tua saggezza. Quale peso per i miei generali? È proprio ora che sono rimasti in quattro. La Lega ha bisogno di nuovi alleati, nuova linfa per il nostro legame. La Lega ha subito un duro colpo. Se io Oxyjet, quel nuovo ovolo del pianeta Oxygenum e il mio del pianeta Mercurium hanno deciso tempo fa di non interessarsi degli affari della Lega Atomicron. Mutant Silver, mi chiedo solo se i motivi che ci spinsero ad una tale decisione siano ancora sufficienti. Forse temi che la guerra con questo Galacticor possa arrivare fin qui? Sì, lo temo. E temo la sua ferocia. Un giorno Galacticor potrebbe decidere di attaccarci. E in quel caso, saremmo soli. Quindi, il Consiglio degli Osservatori se ne lava le mani. Comodo! Beh, io sono contento di poter decidere da solo quello che mi succederà. Ben detto, Carbodon. E poi che cosa ne sanno gli osservatori dei nostri amici? Bene, allora si parte! Ehi, piano, piano, Hydrostar! Chi ha detto che devi decidere tu? Toxin ha ragione. Toxin? No, maestro, ti sei sbagliato. Volevi dire che Hydrostar ha ragione. No, Cube. Ci sono dei problemi oggettivi. Dobbiamo discuterne prima. Dici, maestro. Abbiamo tutti intenzione di fare la cosa più giusta. Generali, sapete che da quando è sparito il pianeta Atomo Hydrogenum è venuta meno la nostra prima grande fonte d'energia e quindi il carburante per le nostre astronavi. Che rabbia! Xen e Fixion stavano lavorando ad una fonte d'energia alternativa. Appunto! E ora che non ci sono più, fine! Siamo finiti! Non c'è più alcuna speranza di poter portare la Starship One dall'altra parte della galassia. O pretendi di portarla a spinta? Mi dispiace, amico. Ma Toxin ha ragione. Quel gioiellino là consuma parecchio. Finalmente ora avete capito tutti che io ho ragione. Possiamo iniziare a organizzare le difese, Galacticor. Potrebbe attaccare da un momento all'altro. Ora basta! Noi dobbiamo reagire! Basta difenderci! Dobbiamo attaccare! Cosa vi è successo? Vi siete potenziati e avete perso la speranza? Gli Atomicron non si arrendono mai! Il nostro legame è forte! Non può essere spezzato! Dobbiamo attaccare Galacticor nell'antimateria! Sì! Dobbiamo fargli maledire il giorno che ci ha incontrati! Sì, vai! Così mi piaci! E per la Starship One, dimmi, come hai intenzione di risolvere il problema carburante? Electron, tu sì che sai dare speranza.
Se è il carburante il vostro problema, ho io la soluzione. Electron, amici, ora vi chiedo di avere fiducia in me. Lasciate che io vi guidi. Lasciate che io salvi la Lega e i nostri amici. Quindi, secondo te, noi qui sotto dovremmo trovare un deposito segreto di idrogeno? Sì, ho avuto questo flashback all'improvviso e mi sono ricordato di dov'era il deposito. Appena in tempo. Fermo, soldato! Ci siamo! Fantastico! Sono migliaia di barili pieni di idrogeno! Già, e finalmente potremo salvare Ferrox e gli altri! Che succede? Aiuto! Che succede? Che diavolo sta succedendo fuori? Maledetti! Ci stanno attaccando! Siamo gli Atomicron, uniti contro il male, avanti Atomicron.